Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 5 aprile 2024, San Vincenzo, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. La Città Bianca si colora di cioccolato. Da oggi e fino a domenica la Villa Comunale di Ostuni ospita la prima edizione di Choco Moments, la festa del cioccolato artigianale. Gli stand e la mostra mercato saranno aperti ogni giorno dalle 10 del mattino sino alle 20 di sera. Durante le giornate è previsto un ricco programma di show, degustazioni, attività e laboratori per i più piccoli, lezioni per adulti e attrazioni. Gli appuntamenti di oggi: alle 10 con l'Istituto Alberghiero di Carovigno, alle 11 con il ristorante Porta Nova di Ostuni con la chef Erika Ciaccia e alle 17:30 con la gelateria da Ciccio. Un uomo di 49 anni originario del Kenya, da tempo residente ad Ostuni, ha aggredito con un coltello due poliziotti del commissariato di Ostuni, ferendoli. Gli agenti si erano recati presso la sua abitazione nel centro storico di Ostuni, avvisati dall'amministratrice di sostegno dell'uomo che aveva minacciato di morte l'ex moglie. L'episodio risale a pochi giorni fa. L'uomo, in preda all'alcol, è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Brindisi. Judo con i papà è l'iniziativa di festa organizzata dall'associazione sportiva Judo Chiai Ostuni. Presso la palestra adiacente all'edificio San Carlo Borromeo, i papà sono ritornati ad essere dei bambini insieme ai loro figli, condividendo una mattinata di gioia, divertimento, di lotta e di cadute. Il servizio. È stata una giornata particolare qui alla Judo Chiai perché si è tornati per un po' bambini, perché il rapporto che c'è tra noi e i nostri figli è anche questo, cercare di crescerli al di là dell'educazione normale, cioè di condividere con loro il divertimento, lo svago, il lottare, il prendersi in giro, come succede nel quotidiano. Loro sono più di 5 anni che fanno questa attività, di cui io mi sono appassionato come genitore, e questa è una famiglia più che essere un'associazione sportiva. A noi non conta tanto l'agonismo, ma conta fare comitiva e assemblare il più possibile i genitori in una realtà giovanile che altrimenti Ostuni non avrebbe. Spero che qualche altro genitore possa vivamente condividere il nostro progetto. Beh, questa è una giornata veramente eccezionale perché riusciamo a essere di nuovo complici, no? Quindi non condividiamo il solito spazio della casa. È uno sport che io conosco poco, però devo dire mi diverto moltissimo a vederlo allenarsi. E poi sono convinto che anche per lui oggi sia stata una giornata molto particolare, diversa dal solito, dove abbiamo condiviso lo stesso spazio, lo stesso sport e le stesse emozioni, divertendoci un sacco. Pratico questo sport da tanti anni, precisamente 5, e ho fatto diverse gare, ho conosciuto nuovi avversari. Mi piace lo sport a contatto anche. E anche mettere a tappeto tuo padre, di la verità. Sì, mi sono divertito molto con mio padre. Questa sera alle 21 sul palco del Palazzo Roma arriva Antonella Carone con 88 frequenze. Un racconto tutto d'un fiato che fa riflettere sul rapporto tra identità e immagine, in un mondo dove sembra si possa credere solo a un personaggio alla volta. Appuntamento nell'ambito della stagione teatrale. I biglietti sono disponibili anche online. Oggi, domani e domenica 7 aprile, presso il Teatro Parrocchiale Chiesa Madonna del Pozzo, la compagnia Teatro e Vita presenta Sposi Promessi, il ritorno, divertente e gioiosa parodia musicale del capolavoro manzoniano, regia di Gino Cesaria. I biglietti sono in vendita telefonando al numero 335 560 13 88. Nuove frontiere della gastroenterologia è il tema dell'incontro odierno alle 18 presso l'auditorium del liceo scientifico.
Relaziona la dottoressa Silvia Pecere, dirigente medico Policlinico Gemelli di Roma. Presenta il dottor Fernando Rizzello. Evento a cura dell'Unitre Ostuni. Oggi presso l'ospedale civile di Ostuni dalle 8.15 alle 10.30 è possibile donare sangue a cura dell'ASL Brindisi. La farmacia in piazza effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, proseguono le giornate di sole, venti deboli, temperature stabili, mare poco mosso. Citazione odierna: amo l'improbabile, credo nell'impossibile e vivo nell'incredibile. Grazie per aver preferito la nostra informazione.